Pozza. Sarà una mappa molto dettagliata, curata da storici dell'arte, da esperti in conservazione dei beni culturali e dei beni ambientali, ed avrà anzitutto lo scopo di mettere su carta quelli che sono i nostri beni per la maggiore conoscenza da parte dei cittadini e poi ovviamente anche quella di servire al movimento turistico che spesso o ignora l'esistenza di questi beni o non sa come raggiungerli. Quindi mi piaceva, ecco, dare anche qui l'annuncio di questa mappa dei beni culturali che sarà pubblicata nei prossimi mesi. Ahimè, io non la battezzerò come assessore, visto che noi saremo per l'epoca già i missionari, ma ecco, mi sembra comunque un gesto di chiusura di mandato molto importante. Pachino ha un territorio ricchissimo, molto è andato distrutto, molto è andato distrutto. Basta pensare al vecchio comune, alla casa di Vitaliano Brancati, al vecchio tessuto urbanistico e architettonico della città di fondazione settecentesca. E rimane il borgo di Marzamemi, ma anch'esso assediato da una cintura, come dire, di degrado. Restano poi altre aree di grande pregio, basta andare al Museo Archeologico Paolo Orsi per vedere i reperti che vengono da Corruggi, da Calafarina, resta la torre che è simbolo della città, la Torre Scibini, resta tutta l'importantissima area di Contrada Cugni, dove non solo ci sono dei importantissimi siti archeologici, ma si intersecano valenze di tipo ambientale, di tipo naturalistico e importantissime valenze paesaggistiche, per cui tutta questa mappa di beni culturali, se messi in rete, penso anche alle strutture museali che stanno per nascere, che occorrerà poi, dopo la loro nascita, parlo del Palmento Rudinì, dopo la loro nascita occorrerà anche impostarne la gestione, comprendere cosa si vuole fare di questi luoghi ridati ai cittadini, alla fruizione pubblica. Bene, questa mappa dei beni culturali soffre anche in questo caso di cosa? Di una incapacità di trasformarli intanto in beni pubblici, nel senso di aiutarne e potenziarne la fruizione pubblica da parte dei cittadini. E poi soffrono dell'incapacità da parte della politica, dell'istituzione territoriale, di farne volano di sviluppo. Ghiotta. Ma l'istituzione chi è? Chi è che per 8 anni, 7 anni ha gestito i fondi della CE? Chi ha organizzato il piano territoriale che riguarda il PNOV e l'Ecomuseo del Mediterraneo? Chi? Bruno Marziano, capo di una coalizione di centrosinistra, dove nella seconda tornata, per accordi politici con Rifondazione Comunista, la nostra Fronte Re, per accordi politici consociativi all'interno del centro-sinistra, è diventata assessore alla cultura. Ora veda, parlare di mettere in rete i beni culturali, le posso dire con molta tranquillità che sono già in rete, è da 7 anni che sono in rete. 7 anni fa io provai a suo tempo, visto che c'erano i bandi del GAL aperti, il GAL è loro, parlo in particolare, io feci una richiesta specifica per mettere in rete questi beni culturali, per valorizzarli e per renderli fruibili attraverso una regia complessiva di valorizzazione di questi beni. Ebbene, sai come è andata a finire al Galle Loro? Mi hanno classificato 7º. E loro che cosa hanno fatto? Hanno distribuito i fondi all'osservatorio ambientale per fare nature, gli attribuirono 100 milioni. Mi dica lei che cosa sono stati fatti di questi 100 milioni. Mi dica lei che cosa sono stati fatti di altri fondi messi a disposizione per altri settori.
Glielo dico io, i soldi sono stati spesi solo ed esclusivamente per motivi clientelari e nulla è stato fatto per realizzare quello che lei adesso sta propagandando, cara dottoressa. Per cui, se c'è una critica da parte mia, non è che è campata in aria, ma c'è uno specifico motivo perché ho provato a vedere quali potevano essere le possibilità di trasmettere queste informazioni sui beni culturali che riguardano il cosiddetto Pachino Promontorio e hanno preferito finanziare altre situazioni, hanno preferito finanziare i suoi amici. Ecco perché oggi lei non può fare questi discorsi di valorizzazione delle aree, parla esclusivamente di ciò che riguarda ora Cugni. Lei non ha detto una parola per quello che riguarda le aree SIC, lei non ha detto una parola per quello che riguarda il territorio per lei. Inizia e finisce a Marzamemi con i suoi interessi, con la sua agenzia per affittarsi le case, cara dottoressa. Lei non arriva neanche a Pachino, lei non conosce neanche che c'è un centro storico di Pachino e che c'è un piano particolareggiato per il recupero. Lei non conosce che cos'è l'area di Longarini, che cos'è la nave bizantina che è depositata presso la sovrintendenza di Siracusa. Lei sta sfruttando queste opportunità e sta mettendo in rete che cosa? Questi grandi scienziati che conoscono i beni culturali e ambientali. Ma finiamola. Poi sa che cosa fece praticamente il Galleloro dopo aver distribuito i soldi a destra e a sinistra? Poi ha realizzato esattamente quello che io gli avevo proposto a suo tempo, hanno realizzato un sito facendo una gara, spendendo altri 150 milioni e di valorizzazione del territorio non se ne parla neanche, producono solo del materiale che riguarda i quattro bandi che tra l'altro sono anche stati sospesi e non riescono a fare marketing territoriale come lo riescono a fare per esempio siti come può essere Pachino Globale. Capisce qual è la situazione? Per cui ora che lei viene a propagandare queste cose, ma c'è solo da capire che si progetta il restauro del palmento di Rudinì. E non si dice una sola parola perché non fu scelto di realizzare qualcosa di pubblico in quella che era la tonnara di Marzamemi. Quali interessi sono stati tutelati? Quali noti nesi sono stati protetti dalla scelta di andare a individuare un edificio, sì, bellissimo per quello che lei vuole, eccetera, eccetera, stupendo, eccetera, eccetera, no? Però per farci che cosa? Che non sapete neanche quello che ci dovete fare, che ci dovete mettere, che ci dovete. A ogni rotondo lo attribuite ora a un'associazione, nelle fermentine, no? A meno che non siano state smantellate, ora questo io non lo so che cosa è stato fatto all'interno. Ma che cosa volete fare? Lei parla di zone archeologiche interessanti, paesaggisticamente illuminanti e tutto quello che è, ma perché non si è mai interessata di quello che poteva essere l'iter, che si sono persi 5 miliardi e lei fa finta di non saperlo che si sono persi 5 miliardi. Fa finta di non saperlo perché non ne vuole parlare. Non ne vuole parlare, vero? Invece di fare l'assessore doveva andare, invece di fare gli interessi del signor Marziano, andandogli a organizzare le festicciole nella sua nuoto, perché ora deve essere eletto deputato regionale, capito? E a Pachino che cosa ha portato? Che cosa ha portato? Quella sceneggiata con i clown a rallegrare le zone più degradate della città. Questo è anche un merito, e io glielo do il merito. La fruizione dei beni culturali, si riempiono la bocca di fruizione dei beni culturali, ma se manco sapete neanche dove sono. Ora li vogliono mettere in rete.
Ma da dove li scopiazzate queste cose?